Come ben sappiamo, il Covid-19 è ben presente in Italia ormai da un paio di settimane e il numero degli infetti sta aumentando sempre di più. Ma non voglio parlare del nostro bel paese in questo video, bensì, come avrete intuito dal titolo, della relazione tra i casi accertati negli Stati Uniti e soprattutto a Tampa Bay e lo svolgimento di WrestleMania 36. Nelle ultime ore è arrivato un comunicato dalla WWE che attualmente non ha minimamente considerato l'idea di cancellare o posticipare il suo evento più importante dell'anno, ma potrebbe pur sempre trattarsi di una news uscita per non creare dell'allarmismo tra i dipendenti, tra i tifosi o per chi ha già il biglietto per il Granddaddy of the Mall. Perché come ci ha insegnato l'Italia, se per ora a Tampa ci sono due casi, prima dello Showcase of the Immortals questi due casi potrebbero benissimo diventare 200, 300 e non è solo lì il problema. Perché non si parla solo della salute degli abitanti di Tampa, ma sappiamo benissimo che è un evento internazionale e quindi arriverebbero persone da decine e decine di paesi di tutto il mondo. E potrebbe essere un potenziale disastro se qualcuno positivo al virus riuscisse a sfuggire ai controlli ad arrivare a Tampa, oppure essere già lì lanciando un via via di contagi, un focolaio a tutti gli effetti. Sappiamo che i dirigenti della compagnia di Stanford hanno tenuto un meeting con le superstar durante l'ultima puntata di Raw, in cui sono stati elencati dei punti fondamentali per loro, soprattutto durante gli spostamenti, i viaggi in aereo e i tour mondiali che sono costretti a fare, per ridurre al minimo il rischio di contagio. Però capirete anche voi che viaggiando per terra e mare e visitando svariate centinaia di palazzetti ogni anno, non è una cosa così fuori dal mondo pensare che qualcuno possa effettivamente contrarre il coronavirus. La WWE a ESPN ha detto che la salute degli impiegati, dei fan e dei performer è la priorità massima per loro e stanno continuando a monitorare la situazione di questo virus, parlando con le istituzioni, con gli sponsor, con le autorità, con il personale del Raymond James Stadium, dove dovrebbe andare in onda il 5 aprile, proprio il Granddaddy of the Mall. Però mi sembra presto per prendere una decisione effettiva perché, come ho detto prima e come vado a ripetervi, abbiamo visto in Italia che i casi inizialmente erano due un paio di settimane fa e adesso sono più di 2000. Pensate al bacino di utenza e soprattutto a quanta gente viaggia verso gli Stati Uniti, anche se alcuni aeroporti sono stati chiusi al traffico dai paesi maggiormente infetti come l'Italia, come la Cina. I casi accertati in America per ora sono 400 giù di lì, però è facile pensare che potrebbero essere già migliaia oggettivamente. E come sta succedendo da noi, con le partite a porte chiuse, le partite spostate, le competizioni annullate, in un paese in cui gli spettatori sono 10 volte quelli della media degli eventi sportivi italiani, esclusi ovviamente i big match calcistici, trovo quasi pericoloso, onestamente, far radunare così tante persone in un singolo posto, sempre che i malati poi aumentino, per carità, anche se mi sembra uno scenario più che plausibile. So che qualcuno di voi potrebbe essere addirittura felice, perché Bray Wyatt è stato sotterrato da Goldberg a Super Showdown, quindi hai distrutto il miglior personaggio degli ultimi anni, hai mandato avanti un part-timer 53enne poco prima del tuo evento più importante, bla bla bla, AEW, guardiamo quello, guardiamo solo NXT, però ragazzi, WrestleMania è WrestleMania, e non parlo solo dal punto di vista del wrestling, ma anche delle casse, degli introiti, è l'evento che genera i momenti più attesi dell'anno per un fan del wrestling e non si può mai e poi mai pensare di voler boicottare o tifare un eventuale cancellazione di WrestleMania. Sarebbe da folli, da sciocchi, e se lo fate mi parte la mano, a turbina, proprio. Sì, è anche vero che Elimination Chamber sarà completamente inutile, perché sappiamo che vincerà Shayna Baszler e gli altri campioni massimi hanno tutti uno sfidante. Siamo pieni di incongruenze, ma è WrestleMania! Quindi non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione negli Stati Uniti, ma nel mondo in generale, perché ormai sta arrivando da tutte le parti. E cosa posso dirvi? Lavatevi bene le mani, state a un metro delle altre persone, starnutitevi sull'avambraccio e tutte quelle cose lì. E comunque non venite a dire che è una semplice influenza, perché il tasso di mortalità sta salendo sempre di più, adesso è intorno al 3,50% dei casi, e comunque sia, anche se non dovesse portare alla morte, è una fottuta polmonite, e una polmonite non è mai piacevole. Ma poi i geni migliori sono quelli che dicono, quasi quasi la prenderei per farmi gli anticorpi e via. Certo, la prendi tu, la passi a lui la passa all'altro, l'altro la passa a lui lo passa a tuo nonno ha 85 anni, problemi respiratori, muore e ti lamenti, magari col governo. Perfetto, bravo, coglione. Ma non siamo qui per fare polemica. Noi guardiamo il wrestling, divertiamoci, speriamo che il tempo faccia passare tutto. Beh, il tempo è ovviamente la scienza e la medicina soprattutto. E noi come al solito ci sentiamo ad un prossimo video. Grazie per essere passati dal vostro Certified Why, è tutto.